Buongiorno, benvenuti al primo grande evento collaterale legato alla mostra Thomas Saraceno Aria. Il titolo è Aria Talk. Vi spiego un po' cosa succede oggi. Prima vedremo un documentario, una prima assoluta che documenta appunto la grande impresa svoltasi un paio di settimane fa nel Lago Salato in Argentina, dove Thomas Saraceno, il suo studio, grazie al coraggio di Letizia Marquez, la pilota, sono riusciti a battere ben 6 record mondiali. Un grande pallone, lo vedrete nel video, ha volato su questo Lago Salato, un manifesto contro lo sfruttamento estrattivista del litio e facendoci vedere che le utopie possono diventare realtà, che si può volare senza combustibili fossili, liberi appunto nell'aria. Questo progetto è stato realizzato grazie alla BTS Connect e quindi vorrei invitare sul palco il curatore di questo progetto, De Jong, e naturalmente Thomas Saraceno. Prego. Vedete, De Jong ha male alla gamba e ci ha raggiunto dalla Corea, quindi un grande applauso per De Jong. Grazie a tutti per essere oggi qui, sono molto emozionato e un po' nervoso, devo dire il vero, però no, è stato bellissimo che Arturo e tutto il team di Palazzo Strozzi, con molto entusiasmo, quando siamo tornati dall'Argentina, era in testa questo progetto anche, hanno detto sì, lo facciamo, e quindi in questo posto oggi storico, questo cinema, vedremo queste prime immagini. Il materiale è molto... diciamo crudo ancora, perché siamo appena tornati, e quello che vedrete anche sono prospettive e visioni di 5 gruppi che abbiamo invitato grazie a De Jong e grazie al progetto Connect BTS, che ha reso possibile questo progetto, anche alla Fondazione Erocene e a tutto lo studio che sono qui oggi presenti anche. Quindi sono visioni di cinematografi e di persone che guardano a questo evento in forma diversa, quindi sono come dei clip, no? Molto corti, che sono in processo, con l'idea dopo di fare un film, una cosa più lunga a tempo. Quindi dopo ha parlato al telefono, gli dico di Jung, sì, possiamo mostrare il film anche in Italia, a Firenze c'è questa mostra aria, e lui mi ha detto ma io vengo allora. Allora sono veramente molto molto contento, onorato, e volevo domandargli delle parole, introdurre anche il progetto che stiamo facendo assieme. Buonasera, Firenze. We've been working on this project from last summer, and I come to Thomas Saraceno, and he has been, I'm one of many curators who admire Thomas Saraceno's Erosin project for such a long time. And we thought this global initiative and this message deserve to reach out to more people around the world, and Connect BTS provide a perfect context. Buonasera, sto lavorando a questo progetto sin dalla scorsa estate insieme a Thomas Saraceno, e sono uno dei diversi curatori che ha lavorato insieme alla Fondazione Areocene, e questa è un'iniziativa globale che abbiamo lanciato insieme per unire più persone da varie zone del mondo nel contesto del progetto Connect BTS. The Connect BTS project is a global public art project, and we define art is not for the rich few peoples, but for many peoples who anyone who has like an enthusiasm to experience
won't have access to the this artistic experience you can have. So that's the, our initiative. And we connected 5 different cities around the world and 22 different artists. Questo è un progetto d'arte pubblica e la nostra idea è che l'arte non sia destinata solo ai pochi eletti e ricchi, ma al maggior numero possibile di persone che abbiano così accesso a esperienze artistiche molto varie. Per questo motivo il progetto Connect BTS si svolge in 5 città con la partecipazione di 22 artisti. While traveling 5 different cities, my body's was terribly damaged. I literally dragged myself from Seoul to New York and here in Florence, but I dragged myself to the paradise. I love Italian food, I love anything Italian. This is also Italian. Devo dire che viaggiando in continuazione per queste 5 città in queste condizioni è stato un viaggio lungo da Seoul per arrivare fino a qui, ma sono voluto venire perché mi piace tantissimo l'Italia, è un paradiso anche per il suo magnifico cibo. I think the God urgently asked me, please slow down, please enjoy your life. So I just revisited what we had together in Salinas Grandes for fly with aerosene pattern. Every second was really precious with the local people, with all the collaborators, all the experts and researchers. So sometimes we forget how to appreciate your neighbors, your family, something small, easily neglected. When I talked with my the fellow students and curators, junior curators back in Asia, we often describe Thomas Harasener with who has two kinds of the lens, telegraph and microscope. With one eye, he sees the future. The other eye, he sees the real small things. That can be a local community, that can be a spider web, that can be an ecosystem. But it is really difficult to keep the balance. So I think those area talk will be all about how we maintain, how we appreciate those small things. At the same time, we have to see the future, connect the future, because the future is so precious, everything has to be shared all together. Thank you. Con questa esperienza che appunto stando poco bene mi dicono di rallentare, di curarmi e di godermi la vita, devo dire che questo mi ha fatto pensare a ogni singolo momento che abbiamo vissuto insieme a Salinas Grandes con Thomas e le comunità locali, gli esperti, i ricercatori, tutti i collaboratori. A volte tendiamo a dimenticare le piccole cose che ci circondano, le persone importanti, i vicini, la famiglia. Ma spesso quando parlo con i miei studenti e con i più giovani curatori in Asia e descrivo Thomas Saraseno, dico che lui appartiene a due mondi rappresentati dal telescopio e dal microscopio, un occhio verso il futuro e un occhio attento alle piccole cose come le ragnatele, gli ecosistemi e le comunità locali. Ovviamente mettere insieme queste due cose è difficile, è un equilibrio difficile e credo che questa conversazione che avremo oggi parlerà proprio di questo, di quanto preziose sono le piccole cose che ci circondano, ma anche di quanto è importante il futuro. Grazie. Grazie. Bene, grazie a tutti, vi invito ad accomodarvi in platea, vi auguro una buona visione e ci vediamo fra meno di mezz'ora per l'Aria Talk. Grazie. Eccoci, la fine del film, avete visto qualche immagine, poi appunto il film verrà montato in un modo più strutturato, qualche immagine con la mitica Leti, Letizia Marquez, che ha volato per diversi chilometri a 300 metri d'altezza, quindi
un coraggio veramente da leone, quindi insomma siamo tutti qua, perché non invitare Letizia sul palco a ricevere un meritato applauso? E naturalmente invito ad accompagnare Leti anche Tomas Saraceno e il nostro amico De Jong, se vuole raggiungerci in questo omaggio, Letizia. Sì. Allora, Letizia, abbiamo delle piante per te. Un bacio. Facciamo notare che non si tratta di fiori recisi, ma si tratta di tillandsie, che sono le stesse piante che troverete in mostra, che sono piante che vivono d'aria, quindi mi pare perfetto sia per il lavoro di Tomas e soprattutto per l'impresa di Letizia. Bene, ancora un applauso per Letizia. Muchas gracias. Grazie mille. Bueno, ante todo les quiero agradecer a ustedes, la Fundación, por haberme invitado y poder compartir lo que han visto recién, cómo podemos volar, cómo podemos hacer las cosas distintas por el bien del mundo, por el bien del planeta. Yo soy piloto comercial de aeróstato, volaba con combustible, con gas propano, y realmente Tomás me invitó a tomar conciencia, a tener una experiencia distinta. ¿Tengo que parar a hablar? Perdón. Innanzitutto vorrei ringraziare voi tutti, ringraziare la Fondazione per questo momento che mi permette di condividere con voi quello che avete appena visto. E avete capito che si tratta di un esperimento che ci ha permesso di volare in un modo diverso, ci ha permesso di volare pensando al bene del mondo, al bene del pianeta. Io sono una pilota, ho sempre volato utilizzando del combustibile fino a quel giorno, e Tomas mi ha invitato a vedere questa cosa in un modo diverso, quindi ad avere una nuova consapevolezza e sperimentare questa esperienza diversa. Sí, realmente se puede con el aire que respiramos todos los días y el cual nos hace vivir, el sol que nos da el calor y que pudo calentar todo ese aire que estaba dentro de ese globo para poderme elevar de una manera distinta, de una manera mejor para todos nosotros. Quindi si può utilizzare l'aria, la stessa aria che noi respiriamo ogni giorno, quella che ci fa vivere, si può utilizzare il calore del sole che ci riscalda ogni giorno. In questo caso queste due energie sono state utilizzate per gonfiare, come avete visto, questa grande mongolfiera, questo pallone che mi ha fatto volare in un modo e alzare verso il cielo in un modo completamente diverso. Se me hace difícil hablar y corto y los nervios que tengo en el momento, pero bueno, entre todos creo que podemos, acá con el equipo de PTAs también, con Tomás Saraceno y todos nosotros, todos ustedes pueden poner su granito de arena para poder tener un planeta mejor, para que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan vivir mejor. Muchas gracias. Entonces, si questo esempio, quindi l'esempio di Tomas Saraceno e della sua squadra, ognuno di noi abbia capito che può dare un suo contributo a migliorare questo pianeta, pensando magari ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché abbiano un futuro migliore. Grazie. Grazie. Ora invito, allestiamo il palco e cominciamo l'Aria Talk. Avremo a moderare Marco Filoni, Lisa Signorile, Stefano Mancuso, Stavros Katsanedas, Melissa Argento e naturalmente
Tomás Saraceno, anche il sottoscrittore. Bene, se dicevo, quindi un panel in grado di riunire tutti gli elementi del lavoro di Tomás Saraceno, ma lascio spiegare perché al nostro Marco, quindi da ora in poi guidi tu, Marco. Grazie a tutti voi, grazie ad Arturo per questo invito. Il palco, come vedete, è molto numeroso, ci sono molte persone, ma c'è un motivo, perché come avete potuto già immaginare vedendo le immagini che sono scorse su questo schermo dietro di noi, il lavoro che fa Tomás Saraceno è un lavoro molto complesso e che richiama molte discipline anche molto differenti. Io devo dire la verità, non conoscevo Tomás Saraceno prima di questa sera, e quando Arturo mi ha invitato a moderare questo panel e ho scoperto chi c'era su questo palco, ho detto: "Bah, Tomás Saraceno o è un pazzo furioso o è una persona davvero così interessante, qualcuno che accetta, che vuole confrontarsi con degli esperti delle cose che lui tocca", permettetemi questa espressione. Lisa Signorile è una zoologa, si occupa di animali, e con lei parleremo di ragni. Stefano Mancuso, voi fiorentini avete bisogno che ve lo presenti, è un neurobiologo vegetale, si occupa di piante. E Stavros Cazzanega si occupa di cosmo, di onde gravitazionali, e non solo. Melissa Argento si occupa delle popolazioni autoctone, indigene, è una geopolitica, scienze politiche, e si occupa esattamente di quelle popolazioni che il video vi ha mostrato, cioè quelle popolazioni che vivono nella Salina Grande dell'Argentina. Ecco, e Tomás ha voluto su questo palco esattamente tutte queste persone per provare a vedere che il suo lavoro, il lavoro che mi invito ad andare a visitare, perché la mostra è davvero molto bella qui a Palazzo Strozzi, si occupa di tutte queste cose. Ecco, siccome siamo in tanti e non voglio rubare la parola agli amici su questo palco, do subito la parola a Melissa Argento, perché lei si occupa come vi dicevo, si occupa di geopolitica, ha studiato le popolazioni che il video ha mostrato, e si occupa specialmente dell'estrazione del litio, che, come avrete potuto immaginare dalle cose che sono emerse dai vari video che avete visto, è il tema principale della comunità e delle comunità indigene in Argentina. Grazie. Buenas tardes a todas, todos. Antes que nada, estoy muy agradecida con el estudio de Tomás Saraceno y con la Fundación, con el Palazzo Strozzi, por estar aquí. Estoy muy emocionada realmente de ver en lo que vimos recién los rostros, amigos de Verónica, de Clemente, de la gente que habita estos territorios, que empecé a viajar hacia ese lugar hace 6 años cuando nadie conocía de qué se trataba, y escuchar las voces de por qué se oponían a la minería del litio e intentar comprender. Y ahora, en ese momento, ya me decían que yo estaba loca por ir a esos territorios sola y por qué iba, y de repente veo que hay un loco más grande que mira con este ojo global y micro esta vida que transcurre allí y se propone enviar este mensaje de futuro posible sustentable. Innanzitutto voglio ringraziarvi tutti, vi auguro un buon pomeriggio, e vorrei ringraziare soprattutto Tomás, la sua squadra, la Fondazione di Palazzo Strozzi che mi hanno invitato qui. Sono molto emozionata in questo momento, e mi sono molto emozionata anche vedendo il video, perché ho riconosciuto dei volti familiari, delle persone amiche, Veronica, Clemente, le persone che vivono in questi territori. Io sono andata lì per la prima volta 6 anni fa, e nessuno conosceva la realtà di queste persone, quindi il mio ruolo è stato un po' quello di dare voce a queste persone che vivono appunto in questa zona in cui c'è come attività principale l'estrazione dalle miniere di litio,
e far capire che cosa succedeva lì. Mi dicevano a quei tempi che ero pazza, e oggi ho capito che in realtà c'è stato un pazzo ancora più pazzo di me, che è stato Tomas, che è andato lì e che ci ha permesso di vedere questi luoghi con questo occhio globale e di lanciare questo messaggio per un futuro sostenibile. Lo che quiero contarles principalmente es que el mundo necesita el litio, hoy el mundo necesita el litio, porque vivimos en una crisis socioecológica muy grave y todas las agendas mundiales deben reemplazar la energía de los combustibles fósiles responsables del 67% de la contaminación por energías renovables. Estas energías renovables necesitan de este litio. Ustedes dirán, ¿por qué una politóloga habla del litio? Este litio, que es un mineral liviano, que va en las baterías de litio que utilizamos en todos los dispositivos que tenemos electrónicos presentes en esta sala y en nuestras casas, y también del futuro de los autos eléctricos e híbridos de todo el mundo. El mundo entero está interesado en el litio, pero la minería del litio actualmente afecta los territorios de los salares donde se encuentra por debajo ese litio. Por eso es que se le llama al litio el oro blanco del futuro. Come mai una politologa vi parla di litio? Vi racconto appunto questa cosa, cioè il fatto che oggi il litio è necessario, ne abbiamo assolutamente bisogno, stiamo attraversando una crisi socio-ecologica estremamente grave e quindi in tutti i paesi del mondo si pone questa necessità di avere il litio. Perché? Perché il litio consente di alimentare le batterie che permettono di ridurre il consumo di combustibili fossili che sono all'origine per il 67% dell'inquinamento del mondo e quindi per cominciare a utilizzare le cosiddette energie rinnovabili. Quindi il litio è assolutamente necessario, è un minerale leggero che si trova nelle batterie di tutti i dispositivi che sono anche qui in questa casa, in questa sala o che abbiamo anche a casa nostra, ed è indispensabile soprattutto per far funzionare le auto del futuro, le auto che saranno ibride oppure elettriche. Quindi in tutti i paesi del mondo c'è bisogno di litio. Il litio si estrae tra l'altro in gran quantità in queste zone che abbiamo visto, che sono appunto delle saline. Il litio si trova ovviamente nel sottosuolo e viene definito l'oro bianco del futuro. En esos espejos blancos que son las salinas, como recién veíamos, de Argentina, pero también de Chile y de Bolivia, se encuentra aproximadamente un 80% de las reservas de litio en salmuera, quiere decir de la sal, que es la forma actualmente más utilizada para la extracción de este mineral. Y además casi la mitad de las reservas mundiales probadas. Y esta minería en esta región ha dado a llamar a esta región el Triángulo del Litio. Y en realidad ese territorio es el territorio de las comunidades indígenas Colla y Atacamas. En Argentina, Collas, que son las que veíamos recientemente. La minería del litio utiliza muchísima agua. En una zona de más entre 2.000 y 4.000 metros de altura, árida, sin agua, donde las comunidades utilizan el agua para las llamas, las alpacas, las vicuñas y sus sembradíos para la cosecha, utilizan el agua para la vida, para su vida. La minería del agua utiliza, por cada tonelada de litio, 2 millones de litros de agua en una zona donde no hay agua. Ese es el riesgo, ese es el dilema, ese es el problema que tenemos. Quindi avete visto questi specchi bianchi delle saline che troviamo sia in Argentina che in Cile che anche in Bolivia, e quindi l'estrazione del litio avviene per il 80% da queste riserve, quindi che contengono anche, che sono anche le saline e che sono addirittura la metà delle riserve mondiali certe di litio. Quindi per questo si definisce questa zona il triangolo del litio.
Ci sono su queste, in queste zone delle comunità autoctone, i Cocha, gli Atacama, che sono comunità indigene che da sempre abitano queste regioni, e dovete sapere che l'estrazione del litio richiede moltissima, moltissima acqua, addirittura insomma, in quantità per una tonnellata di litio ci vogliono 2 milioni di litri di acqua per estrarle. E questo accade dove? Accade in una zona che si trova a tra i 2.000 e i 4.000 metri di altitudine, quindi una zona che già di per sé è arida e prosciugata. Le comunità autoctone utilizzano l'acqua per la loro vita, quindi per le loro coltivazioni, per gli allevamenti di animali, e l'acqua è fondamentale per la loro sopravvivenza. E questo appunto è il problema e la questione di cui ci preoccupiamo. Quisiera retractarme, no estoy segura de haber dicho bien la cifra por los nervios. Una tonelada de litio, 2 millones de litros de agua. ¿Dije bien? Una tonelada de litio, 2 millones de litros de agua. Dice, no sono sicura de haber dato el dato esatto porque sono un po' agitata. Grazie, grazie Melissa. Una última cosa. Sí. Estas comunidades se han organizado y han elevado sus demandas en defensa de la vida, como ellos consideran los salares parte de su vida, el agua, son bienes comunes, son esenciales para la vida, así como el aire. Entonces, en este sentido, no desconocen que el futuro necesita formas de pensar la tecnología. Esta tecnología tiene que servir, así como la estaca, a Tomás y al compañero para descansar del esfuerzo, no para destruir la tierra, no para destruir o impactar sobre la vida que transcurre en estos lugares. El mensaje de futuro que eleva Tomás me parece que es fundamental porque es subirnos a la época del Eoceno respetando la vida de quienes allí habitan en esos territorios. No creo que haya locura atrás de eso. Toda locura imaginada o no imaginada debe ser puesta en juego para lograr cambiar el punto de vista y respetar estas comunidades locales de las collas, así como la tierra, los salares, el agua y la vida. Queste comunità si sono quindi organizzate per lottare in difesa della vita e si sono organizzate anche per difendere la loro acqua, l'acqua di queste saline che è necessaria alla vita, che è un bene comune come anche l'aria. Certo, loro non ignorano il fatto che nel futuro ci sarà bisogno di tecnologia, ma la tecnologia potrebbe essere come l'immagine che abbiamo visto, no? Due persone che prima tirano la corda e poi trovano un sistema per bloccarla, e non deve essere invece uno strumento che serve a distruggere la terra, a distruggere la vita. Quindi il messaggio che lancia Tomás per il futuro secondo me è fondamentale. L'Eocene è un'epoca nella quale si rispetta la vita, nella quale si rispettano le persone che vivono ad esempio su questi territori, e questa non è follia. La follia può essere un elemento che si mette in gioco e che può essere utile proprio per, in questo caso, rispettare queste comunità locali e quindi per difendere la vita, le saline, l'acqua e l'esistenza di queste persone. Grazie Melissa. Melissa ha introdotto due dei temi principali dell'opera di Tomás, ovvero la vita e la comunità, che sono due parole, due termini che rincorrono nell'opera di Tomás. E forse Tomás, due parole in merito prima di dare la parola a Stefano Mancuso, che di vita vegetale, di piante, eccetera, ha da dirci. Vuoi aggiungere anche tu qualcosa su quanto diceva? No, stavo pensando qualcosa che oggi ho un po' riletto, un piccolo libro che è stato pubblicato in omaggio a Leonardo, i 500 anni, dove c'è un piccolo contributo di Fizio Capra, un amico comune che aveva invitato anche a venire qui, e Stefano Mancuso. In questo libro, mi sembra, e quello che cercheremo, mi sembra oggi, di cercare di articolare differenti gradi di intelligenza, di ragionamento, di affezione e di formare comunità in mondi paralleli e diversi, no? Come queste carte dell'aracnomanzia anche che
che forse tentano questi multiverso, mondi paralleli. E allora cercare, mi sembra che Mancuso, forse Stefano, ci può veramente aiutare a cominciare questo dialogo e di dire, prima mi sembra il tono giusto è dire queste popolazioni che vengono, che vivono in questo posto hanno un altro modo di relazionarle con la terra, hanno un'altra ritualità e hanno un'altra memoria. Quindi quando parliamo degli umani, tempo è un altro tempo, bisogna stare molto attenti che ci sono differenti gruppi e comunità nel mondo che hanno differente relazione con il territorio e ci sono gruppi di persone, perché nel momento dell'antropoceno gli umani del pianeta Terra cerchiamo di metterli tutti in un solo sacco, come se sapessimo tutti che possiamo comportarci di una forma con le risorse e pensare che loro non pensano il litio come una risorsa, no? Comincia il problema. Allora, questa è la prima cosa che mi sembra che era giusta di fare, no? Cioè, è un luogo sacrato il salario per loro, è un luogo che è diverso e che hanno una memoria sul posto che eredano molto più di 500 anni fa, quando si crede che ancora l'America è stata scoperta da qualcuno, quindi con un discorso postcoloniale che deve entrare su questo discorso di questa azione che stiamo facendo oggigiorno, e trattare di relazionare questo con l'intelligenza e la memoria delle piante, con l'intelligenza e la memoria dei ragni, con l'intelligenza e la memoria del pianeta Terra in relazione al cosmo. Quindi possiamo parlare dell'intelligenza, come diceva Lovelock, di Gaia, di un organismo che anche si può organizzare e reaziona, no? Si può parlare dell'intelligenza delle piante. Allora oggi leggevo il testo di Mancuso di nuovo, e forse sei meglio tu che altri a dire, e quando parliamo degli uomini o le donne o gli abitanti di questo pianeta, sempre facendo eccezione che siamo nell'epoca non tanto dell'antropoceno, ma io mi piace molto più il termine, del capitoloceno, no? No, non scordarsi che l'1% della popolazione di questo pianeta Terra usa e sfrutta delle risorse sul pianeta Terra che affettano il 50% della popolazione del pianeta Terra che non hanno accesso a questo. Quindi c'è un inequilibrio molto grande che bisogna stare attenti quando parliamo degli uomini su questo pianeta, perché non tutti sono uguali e non tutti hanno accesso a queste risorse e non tutti hanno una realtà con il tempo e con il posto. Quindi questo voglio chiarirlo molto forte. Dopo viene Stefano e ci collega con le piante. Allora sì, gli uomini si trasformano tutti assieme di nuovo in un pacchetto, però manteniamo sempre questo in testa. Allora il testo di Stefano diceva: fino a quando possiamo pensare l'intelligenza a questi 310.000 anni in relazione ai 5 milioni di anni, che quando una specie, forse parla te. Grazie. Beh, dunque, innanzitutto l'opera di Tomás, sia l'opera artistica, sia diciamo queste... E sì, queste, diciamo, non saprei come chiamarle, ma insomma queste cose particolari, tipo provare a volare senza consumare niente, senza consumare risorse, e richiamando la nostra attenzione su dei problemi enormi come quelli che riguardano il consumo delle risorse, è fondamentale. Oggi tutti siamo chiamati a fare qualche cosa del genere, ognuno secondo le sue possibilità. Il litio è uno degli elementi di cui l'umanità fa un uso ormai eccezionale, ma non è l'unico. Cioè, questo è un problema enorme, cioè un problema. Noi consumiamo risorse a una tale velocità che è assolutamente incompatibile con il futuro della nostra specie. Insomma, probabilmente molti di voi... Mi hanno detto che posso interrompere tutto il sì, tempo. Certo. Quando Stefano dice noi consumiamo, non tutti. Ah beh, certo, non sì. Tutti, ecco. Sì, noi... ma questo bisogna essere proprio metterlo in testa, se no continuiamo a globalizzare i problemi. Hai ragione, ecco. Hai ragione. Cioè, sì, una parte dell'umanità, consuma. Ma vedrei che ci stavo arrivando, in grande quantità le risorse. Sapete che c'è una cosa che si chiama
l'Earth Shooting Day. Non so se lo avete mai sentito nominare, ma se no vi dico rapidamente che cos'è. È quel giorno dell'anno in cui l'umanità ha finito tutte le risorse che avrebbe potuto consumare quell'anno. Quindi immaginate come se fosse il reddito di una famiglia, una famiglia ha un reddito di, facciamola semplice, 12.000 euro all'anno e li termina in un particolare giorno dell'anno. Come fa per quello che rimane? Beh, prende a prestito da chi? Prende a prestito, nel nostro caso, dalle generazioni future. Ora, questo giorno, quando cade? Per tutta l'umanità cade agli inizi di luglio oggi. Negli anni 70 cadeva il 31 dicembre. Quindi noi consumiamo sempre di più. Ma quello che è straordinario è pensare che, per esempio, se tutta l'umanità fosse fatta da statunitensi, allora questo giorno cadrebbe a metà febbraio. E se tutta l'umanità fosse fatta da indiani, allora potremmo, diciamo, ospitare, potremmo consumare tre volte di più di quello che consumiamo. Quindi c'è, come diceva Tomás, una enorme disparità nel consumo delle risorse. Qual è il punto fondamentale? Che queste risorse, che sono ovviamente di tutti, stanno terminando. Questo è un punto cruciale. Cioè tutte le risorse più importanti per noi, qualunque, il litio, le terre rare, ma il cobalto, il cromo, ma anche della roba facile, semplice, il fosforo, che serve per far crescere le piante, sono tutte a termine e sappiamo anche quando. Cioè termineranno prima tutte, prima della fine del secolo. Allora, come si può, e da un punto di questo ci richiama a quella idea, diciamo, ormai abbastanza spero nota, che un pianeta, e quindi un'isola, tutta l'opera di Tomás è questa, è legata all'idea, diciamo, di questa, della Terra come un'isola che vola nell'universo, quindi un'astronave, l'astronave di Buckminster Fuller, l'astronave Terra. Siamo su un'astronave, tutti quanti noi, siamo su una grande nave che vola nell'universo. Ora, una nave, come le navi che attraversavano ai tempi, diciamo, gloriosi dell'esplorazione gli oceani, doveva fare affidamento soltanto su ciò che aveva a bordo. Ed è la stessa cosa che accade a noi. Noi siamo su un'astronave che vola nell'universo e che ha quelle risorse, quindi non possiamo ovviamente consumarle tutte, quelle che ci toccano per un anno, e finirle a febbraio. Questa cosa qui non può durare, è proprio fisicamente impossibile che duri. Cioè, e questo richiama molto alla stupidità della nostra specie, no? E questo è un punto fondamentale. Noi crediamo di essere, abbiamo questa idea proprio connaturata dentro di noi di essere la specie migliore, più intelligente, di gran lunga superiore a tutte le specie che abitano il pianeta. Ebbene, questa è un'idea biologicamente che non ha alcun senso. Non ha realmente alcun senso. Cosa vuol dire, se ho ancora due minuti perché non vorrei neanche rubare tanto tempo, che cosa vuol dire essere migliori? Migliori vuol dire essere in grado di fare qualche cosa, quindi raggiungere un obiettivo con un'efficienza superiore agli altri. L'esempio classico è una gara. Saltiamo in alto, chi salta 2 metri è migliore di chi salta 1,5 metri. C'è un obiettivo e c'è una misurazione, facile. Ma nel caso della vita, come facciamo noi a dire di essere meglio? Qual è l'obiettivo della vita? Il fatto che noi abbiamo fatto Palazzo Strozzi, abbiamo fatto la Cappella Sistina, abbiamo scritto la Divina Commedia, non serve, non è assolutamente ininfluente. L'obiettivo della vita è la propagazione della specie. Allora, ora che sappiamo l'obiettivo, come nel salto in alto, chiediamoci: quanto vivono le altre specie in media?
Beh, le altre specie, in media... I ragni che sono a Palazzo Strozzi, 140 milioni di anni. Ma le piante? Le piante non mi metto in gara con Tommaso, perché le piante sono di gran lunga, diciamo, più longeve, ma non è questo. In media una specie vive 5 milioni di anni. A me basterebbe che l'umanità arrivasse alla media. Cioè, un po' la media è un po' una cosa che tutti si aspettano, no? E noi ne abbiamo 300.000 di anni, il che vuol dire che noi dovremmo sopravvivere altri 4 milioni e 700.000 anni per essere nella media, non meglio, nella media delle specie di questo pianeta. Allora, quanti su questo pianeta davvero ritengono non che potremo sopravvivere altri 4 milioni e 700.000 anni, ma quanti ritengono che potremmo sopravvivere altri 10.000 anni? Vi ricordo che negli ultimi 10.000 anni, cioè tutto quello che noi consideriamo civiltà, dall'invenzione dell'agricoltura a oggi, è avvenuta negli ultimi, vogliamo essere larghi, 12.000 anni. Questo è il tempo in cui noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto. Come potremmo mai pensare di sopravvivere per arrivare alla media delle specie? Allora, eppure ci toccherebbe, è questo quello che dovremmo almeno raggiungere, altrimenti vorrebbe dire che il nostro grande cervello, che è la cosa che ci differenzia dagli altri esseri viventi, è uno svantaggio in termini evolutivi. Non è un vantaggio come abbiamo sempre pensato, ma è letteralmente uno svantaggio, perché pensate che se noi davvero continueremo nel nostro insensato modo di vivere, e quindi, diciamo, inevitabilmente porteremo la nostra specie all'estinzione in un tempo più o meno ragionevole, corto, molto breve, non dovrei fare catastrofismi, ma breve, non c'è una possibilità fisica che questo non accada, e beh, avremo dimostrato veramente che il nostro grande cervello era una delle più grandi sventure che siano mai apparse nella storia dell'evoluzione. Una specie che vive così poco, 300-400 mila anni, è niente, non esiste, non è mai esistita. Allora, quello che Tomás e queste comunità stanno facendo è fondamentale, è far capire prima di tutto che bisogna vivere in una maniera diversa. E l'altra cosa che io amo molto dell'opera di Tomás è che la soluzione per il nostro futuro non è la tecnologia. Noi immaginiamo, abbiamo questa idea che la tecnologia ci salverà, troveremo dei sistemi per fare delle cose in maniera efficiente, chissà come, ma non è una questione di tecnologia, è una questione di fisica, non ci sono i materiali. E quando la roba non c'è non la si crea, e l'anidride carbonica la produciamo. Quindi invece ciò che dobbiamo capire è che la nostra salvezza non sta nella tecnologia, ma sta esattamente in questa cosa che sembra sempre così naif, così, io uso sempre questo termine che ora non si usa più, fricchettona, no? del rapporto con la natura. E invece non c'è niente di fricchettone, è storia, scienza, importante, è l'unica maniera attraverso la quale noi potremo sopravvivere. Grazie Stefano. Insomma, come esseri umani siamo fregati, siamo un po' idioti, perché è evidente che siamo idioti. E energivoros, siamo energivoros. Energivori anche. Energivori. Beh, insomma, però qualche speranza ce l'abbiamo. Mi pare che Stefano qualche idea, insomma, piantare piante già ad esempio sarebbe una di queste. Insomma. Se permetto di mi permetto, diciamo, di utilizzare questo grande auditorio per di nuovo dire che c'è una cosa che lo sappiamo che funziona. Se piantiamo 1.000 miliardi di alberi sul pianeta, 1.000 miliardi di alberi, riusciamo a riportare indietro l'anidride carbonica, riusciamo a riassorbire i 2/3 dell'anidride carbonica che abbiamo prodotto dalla rivoluzione industriale ad oggi.
e questo cambierebbe tutto. Cioè, allora, una cosa importante sempre, se noi torniamo alla tecnologia o a una soluzione magica, non è piantarli, mi pare quello che dice Stefano è curare e stabilire cambiare la relazione, no? Io sempre dico, sono 7 miliardi di persone su questo pianeta Terra, se riusciamo a avere una persona più nella famiglia, no? Le famiglie sono sempre cose molto chiuse, no? Ci sono numeri che i numeri familiari sono non cambiati dall'Homo sapiens che è qui, quindi anche se tu dici la famiglia italiana è molto grande, la famiglia tedesca ha un gruppo molto più chiuso, i numeri non sono mai cambiati, quindi se tu pensi sono statisticamente 72, 24, anche con l'invenzione di internet, con quello che tu credi, che tu dici ho più amici, non ce la facciamo da milioni di anni a crescere il gruppo di persone che tu puoi tenere retta. Io quello che mi sembra che Stefano sta cercando di dire, e nella mostra è presente, come possiamo ampliare questo nucleo familiare di badare retta, di cambiare la relazione che abbiamo, e non solo tra gli umani, perché la famiglia che stiamo parlando oggi è Stefano è un amante delle piante, è la vita, è Stavros è amante dei pianeti, ognuno è innamorato di qualcuno e ha qualcuno che è fuori dal circo familiare non umano in qualche senso, e speriamo che questo si ampli, però come riuscire a dire se 7 miliardi di persone hanno un amico in più, io credo che sì, gli alberi o quello che sia, però se pianti l'albero non gli dai l'acqua non crescerà più e non crescerà mai, nessuno cambierà, quindi questo mi sembra che più che altro questo che si legge molto nel libro di Mancuso, che cerchiamo di fare, che oggi Melissa salendo sul stage quando ha detto che bello che è stato con la gente che è stata lì, no? E un'altra relazione con il posto, ma perché so i nomi di loro e lei li conosce e noi li conosciamo e quindi quasi le lacrime ti vengono al viso. Perché hai un'altra relazione, hai un altro amore, hai un'altra cosa con la terra, e che non sono gli alberi che devi piantare, e devi cambiare la forma di forse riuscire a espandere questo circolo di amore. Crei, costruisci reti. Dicevo, costruisci reti, è quello che fai tu con il tuo lavoro, l'idea che esiste una rete, tu... La mostra lo fa vedere molto bene, le ragnatele, cos'altro sono se non delle reti? E qui, insomma, ho gioco facile a chiamare in causa Lisa, perché poco prima di visitare la mostra ho mangiato una cosa con Lisa e parlavamo di ragni, i ragni da te tanto amati, anche Lisa è un amante dei ragni. E lei ha esordito questa chiacchiera sui ragni dicendo, sai Marco, abbiamo un problema al giorno d'oggi, l'interazione sociale che noi esseri umani abbiamo con i ragni passa per la ciabatta. Cioè, è vero, cioè, quanti, è inutile, tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo tirato la ciabatta al ragno. Insomma, forse Lisa ci può dire qualcosa, ci può raccontare la storia di questi animali che... fanno paura a molti, ma ad esempio c'è chi se li tiene in casa e non toglie le ragnatele. Dunque, secondo me Thomas, io l'ho conosciuto oggi e gli devo fare i complimenti, a parte per il suo lavoro, perché secondo me lui sta scommettendo sul cavallo vincente e secondo me il cavallo vincente in questo momento sul nostro pianeta sono i ragni. Il nostro pianeta oggettivamente è passato attraverso una lunga, lunghissima storia fatta di esplosioni di vita e di estinzioni di massa. Ne abbiamo contate chi dice 5, chi dice 6. E i ragni che Thomas include nel suo lavoro, secondo me, rappresentano non tanto solo il passato quanto il presente, ma soprattutto il futuro. Per quello dico scommetto sul cavallo vincente, vediamo un attimino perché. Ogni tanto cade un meteorite, ci sono immense esplosioni vulcaniche nel Deccano, succedono delle cose e la vita si estingue in percentuali altissime.
una volta, per fortuna una volta sola, è successo che si è estinto il 90% delle forme marine. Quando si è estinto il 90% delle forme marine, i ranni erano già fuori dall'acqua. In acqua avevano lasciato solo qualche parente che è rimasto lì e adesso veste la taglia zero, è magrissimo. I ragni acquatici sono i ragni marini sono delle bestioline un po' strane, le lasciamo lì. Quelli che sono nel Devoniano, stiamo parlando di 380 milioni di anni, sono saliti sulla Terra, non erano ancora effettivamente i nostri ragni, ma ci somigliavano tantissimo, riuscivano già a fare la tela tra le altre cose. Quindi stiamo parlando di animali che hanno vissuto da 380 milioni di anni sulla terraferma, passando indenni attraverso 5 estinzioni di massa, come se niente fosse. I ragni moderni hanno qualcosa come un 200-250 milioni di anni. In realtà la ragnatela più antica di cui abbiamo tracce in un'ambra del Sussex dell'Inghilterra ha 110 milioni di anni. Noi ci abbattiamo questi animali senza nessun ritegno. Noi abbiamo qualche centinaio di migliaia di anni, loro hanno 200 milioni di anni. Quindi alla fine, sul piatto della bilancia, dovremmo un attimino pensare a chi siamo noi e chi sono loro. La cosa interessante è che noi in questo momento siamo nel mezzo di un'estinzione di massa. È inutile nasconderci e girare intorno alle cose. Noi col nostro sfruttamento degli ecosistemi, con la distruzione, con l'agricoltura intensiva, abbiamo causato un declino enorme di tutte le specie. Dei ragni ne sappiamo poco, cioè quanto loro stiano patendo in realtà è difficile. Ci sono 5.000 mammiferi sul pianeta, quindi è facile contarli, 5.000 specie di mammiferi, ci sono 48-47.000 specie di ragni. Quindi ancora una volta pensiamo a chi siamo e pensiamo a chi sono loro. Quando noi ci estingueremo, che sia fra l'anno prossimo, che sia fra 5 milioni di anni, ma avverrà, perché avviene per tutte le specie, i ragni ci saranno ancora. E questo mi sento di potervelo garantire. I ragni sono da 200 milioni di anni, i ragni hanno la stessa forma, hanno 8 zampe, non sono insetti che ne hanno 6, hanno la testa e il torace uniti insieme, al contrario degli insetti, non hanno le ali come gli insetti che hanno conquistato l'aria, ma anche i ragni hanno imparato a volare. Io penso che tutto sommato il pallone che noi abbiamo visto nel filmato volare aveva, è vero, come fonte di ispirazione alcuni ragni che con la tela mandano dei filamenti in aria e riescono a sollevarsi. Sono molto piccoli, quindi a loro basta poco, però è tutta una questione di proporzioni alla fin fine. Quindi i ragni hanno conquistato la terraferma, hanno conquistato l'aria, loro volano senza problemi. I ragni sono le creature che troviamo più in alto, in cima all'Everest, non c'è niente, però ci sono dei ragni che, grazie alle correnti ascensionali, con questi loro palloni aerostatici fatti di tela, riescono ad arrivare su. Quindi hanno conquistato l'acqua, una specie soltanto per la verità, però riesce ad avere una vita quasi nuovamente tornando all'acqua, perché di là venivano, esattamente. E quindi a conclusione di questo discorso, dicevo, lui punta sul cavallo vincente, quindi forse dovremmo un attimino capire cosa stiamo facendo noi, cosa di sbagliato, cosa stanno facendo loro di giusto per sopravvivere così bene, così a lungo. I ragni oggi mangiano insetti, ma quando i ragni si sono evoluti gli insetti non c'erano come noi li conosciamo, non tutti, c'erano specie molto diverse, abbastanza più grandi. I ragni sono costretti a rimanere piccoli per un problema respiratorio, torniamo all'aria, perché loro hanno dei
polmoni un po' strani, si chiamano polmoni a libro perché hanno i loro polmoni, sono delle sacche d'aria formati come da pagine con queste bolle d'aria in cui arriva il loro sangue per ossigenarli. È sufficiente a farli arrivare in cima all'Everest, però. Ma non è sufficiente a farli crescere, farli diventare grandi, non ne hanno bisogno, forse stanno meglio così piccoli come sono. Ma alla fin fine noi abbiamo una specie predatoria, loro, così come lo siamo noi, che è una specie che modifica l'ecosistema come lo facciamo noi, perché la tela di un ragno è una modifica all'ecosistema, è una diga, se vogliamo, uno sbarramento al volo degli insetti. Ma la differenza consiste nell'uso delle risorse. 25, leggevo delle statistiche, 25 tonnellate di biomassa di ragni fanno fuori in un anno fra le 400 e le 800 milioni di tonnellate di insetti in un anno, che è una cifra, è un rapporto più o meno di 1 a 800, qualcosa del genere. Quindi in termini di biomassa di insetti loro ne consumano veramente tanti, ma fino a un limite. Loro non crescono oltre le risorse disponibili, e qui mi riaggancio a quello che diceva Mancuso. Passato quel limite, le specie, la sopravvivenza degli individui comincia a declinare. La nostra sopravvivenza invece continua a crescere a discapito di altre specie. Quindi dobbiamo trovare il punto per fare come i ragni, sfruttare il territorio, perché no, se ne siamo capaci, ma con un limite. Predare, abbiamo scoperto che predare per la nostra specie non è esattamente una buona idea, per i ragni sì, però esiste, fra le tante cose, anche un ragno vegetariano. Fra le 48.000 specie anche i ragni si stanno convincendo. Ce n'è uno che si chiama Bagheera Kiplingi, come Bagheera, la pantera nera di Kipling, che è vegetariano, quindi forse anche loro se la stanno ripensando un pochino, questa cosa della predazione. È il ragno fricchettone, no? È il ragno hipster, chiamiamolo, ecco, in parole più moderne. Sì, concludo quindi semplicemente dicendo che anziché ciabattarli, impariamo magari a osservarli. Io a casa mia, mio marito è aracnofobo, li nascondo sotto la vasca da bagno. E lui non lo sa, ma ogni volta che si fa il bagno, sotto di lui c'è un intero ecosistema. Però dalla loro osservazione io ho imparato davvero tanto, e sarebbe bello se tutti noi pensassimo un pochino a dove vogliamo andare e imparassimo anche da quelle creature che ci possono sembrare orribili. E in questo io devo ringraziare tantissimo Thomas per averci permesso di pensare anche a queste orribili creature a otto zampe, la cui interazione sociale che abbiamo è appunto la ciabatta, ahimè. Grazie Lisa Signorile. Insomma, su questa terra non siamo messi bene, e questo mi pare di abbastanza evidente ad averlo capito, è il motivo per cui andiamo a vedere se magari altrove stiamo messi un po' meglio. E qui chiamo in causa il nostro Stavros Katsanevas, che è il direttore, insegna all'Università di Parigi, è direttore del Centro di Onde Gravitazionali di Pisa, e forse ci può dire qualcosa anche in rapporto con i ragni e le ragnatele, sì, giusto? Sì, spero. Sì, farò l'esercizio difficile di ragni alle buchi neri, ma spero che arriverò. Prima scusatemi per il mio italiano, avete il diritto di tradurre il mio italiano in italiano se volete. Dunque, il linguaggio dei comincio, ragni, anche il linguaggio dei ragni, facciamo simultaneo. Comincio prima per fare questo legame, cominciamo per
per una cosa che abbiamo già fatto, una mostra che abbiamo fatto. Io conosco Thomas due anni, lavoriamo in un gruppo arte e scienza, abbiamo fatto una mostra a Pisa, come pisano di adozione devo parlare di che abbiamo fatto questa mostra. E laggiù abbiamo detto, per esempio, prendiamo il litio. Il litio è fatto 15 miliardi di anni fa al Big Bang, era tra i primi elementi che sono stati fatti. E la questione è la questione di valore, perché qualcosa che è un prodotto cosmologico, l'1%, tu 1%, ha il diritto di usarlo contro gli altri 50%. La stessa cosa è con l'oro. L'oro è fatto quando avete due stelle di neutroni che fanno fusione, tutto l'oro che esiste nel mondo è fatto tra queste. Dunque, una relazione molto forte, che in greca antica era molto chiara, tra i cosmi. E ci sono quattro tipi di cosmo: è il cosmo come universo, cosmos come ambiente, come geosfera, cosmos come società e cosmos come mondo intero. E tutti questi, sì, non facciamo una teoria che va a capire tutti e quattro, abbiamo fatto nella nostra vita politica e sociale solo il sociale e l'intero o solo il cosmologico eccetera, era sempre non buono. Dobbiamo avere una teoria che va a tutti i livelli, tutte le scale devo essere capire. Non siamo individui e società, siamo individui e ci sono molte livelli che vanno tra tutti questi. Dunque parliamo di questi livelli. Io sono stato commosso del tuo del vostro video, era fantastico. Mi sono ricordato ancora una volta le cose che il nostro amico Heinz Wissmann, filosofo, dice: che ci sono modi simbolici, il mito, la scienza, e l'arte è tra le due perché fa capire la realtà non il mitico, con un modo affettivo, fa fare a capire al dentro di te che è successo. Dunque era ottimo di quella parte, penso che è il vero artista è questa storia, la storia di fare capire il problema scientifico reale della realtà, ma lo farò sentire al dentro, e questo è fantastico. Dunque, ho detto quattro cose, voglio dire quattro cose che perché no. Devo dire che Thomas ha fatto su questi anni un aracnofilo di me e io forse l'ho fatto un po' di onde gravitazionofilo, ma vogliamo quattro elementi che sono un po' formali, penso che possiate capire, che hanno una relazione tra l'opera artistica di Thomas e quello che facciamo nella scienza moderna. Il primo, avete tutti l'immagine, cominciamo, la storia della scienza moderna ha cominciato qui, Galileo, Newton, eccetera, per loro lo spazio era un quadro fisso, era un'ontologia, al dentro erano gli oggetti che si muovono. Quello non è più l'idea che abbiamo di spazio. Dopo Einstein diciamo che la massa curva lo spazio all'intorno di lei e lo spazio dice alla massa dove deve andare. Il filosofo Deleuze francese ha detto è come nuotando, un nuotatore è nell'acqua, fa di onde all'intorno di lui, ma e l'acqua non lascia il nuotatore andare dove vuole, deve cambiare il percorso, ha un'influenza sul cammino. Possiate prendere questa frase e la mettere la società, l'architettura, tutte le cose, la biologia, l'ecologia. Siamo dipendenti dello spazio, e lo spazio è più generale che solo l'immagine che la più grande la gente hanno di spazio. Dunque, la nuova idea di spazio deformabile
ha fatto che quando abbiamo un evento violento dell'universo, per esempio due buchi neri che fanno una fusione, due stelle di neutroni che fanno una fusione, lo spazio trema. E noi dobbiamo vedere questa cosa. Come possiamo vederla? Non possiamo vederla come Galileo, con un telescopo. Guardate, guardate il rapporto arte-scienza tra Galileo, per esempio, e la prospettiva. Il posto unico di qualcuno che guarda tra luce e ombra e saggi di capire con il visivo. E me è un posto unico. Avvicina il microfono. Grazie. È un posto unico. Noi non siamo più così. Noi all'antenna di onde gravitazionali che abbiamo vicino a Pisa, a Cascina, ci sono due bracci di 3 km ognuno, è un interferometro nella nostra lingua, che è il nostro scopo, avere due punti che sono stabili, essere stabili di quella stabilità che possiamo vedere un tremolo dello spazio che sarebbe 1/1000 del diametro di un protone. Per fare questo dobbiamo prima capire l'ambiente, dobbiamo capire la sismicità, dobbiamo capire le onde di mare che fanno l'erosione della costa Tirreno, perché cambiano con gli effetti climatici. Dobbiamo capire le nuvole, l'acqua che hanno, dobbiamo capire anche la cosa che non hai ancora lavorato, l'effetto Schumann, che siamo tutti in un campo elettromagnetico, tutta la Terra, lo stesso campo elettromagnetico. Tutte queste cose. Dunque, prima cosa, per capire l'universo dobbiamo capire prima l'ambiente. Seconda cosa, non è più solo visibile, non sono più i segni, non sono più solo la visibilità. Sapete che il mio collega Pascal diceva il silenzio di questi spazi infiniti mi fa paura, e noi diciamo non hai più paura, Pascal, perché con le onde gravitazionali ci sono alle frequenze acustiche, allora abbiamo anche ascoltato l'universo e il ritmo dell'universo. Dunque non siamo più in immagine di tipo sublime, direi Kant, di lontano vedi un spettacolo fantastico la notte con le stelle, ne cominciamo a fare questo universo come una bellezza societale. Anche il suono e, perché no, l'odore, perché sono le particelle che abbiamo, che misuriamo al fondo del mare e anche all'Argentina, che ci sono dei ragni. L'immagine che abbiamo visto, che ha dato il premio Nobel, e faremo anche una grande festa in qualche giorno, era una cosa che abbiamo visto a 70 osservatori attraverso il mondo. Non era un solo posto unico, era veramente un evento globale. Spieghiamolo magari per chi non lo sa, l'osservatorio insieme all'altro osservatorio. Due LIGO e tutti gli osservatori ottici del mondo. Abbiamo visto lo stesso evento, abbiamo seguito un evento violente, secondo fatto 1 miliardo di anni fa, non 1 miliardo, solo 150 milioni di anni fa, e l'abbiamo seguito secondo per secondo. È una cosa stupenda questa progressione, Nobel, questa progressione, questa osservazione. Finisco e dopo ti lascio perché ho parlato troppo, penso. Dunque, una provocazione al mezzo, perché con Stavros tutto il tempo è questo mondo della sensibilità, in qualche senso, che dopo voglio ricollegarlo con Mancuso, perché anche lui rivendichiamo ognuno un po', i ragni sono i più intelligenti delle piante, l'universo, le onde gravitazionali, e cerchiamo di dire, ma una cosa che con Stavros abbiamo cercato di, continuiamo a pensare, è questa cosa della sensibilità, no? E una delle domande che abbiamo fatto a Parigi e che continuiamo a domandarci qui è: sono capaci i ragni di sentire queste onde gravitazionali anche? Se noi non siamo così intelligenti, in qualche senso,
forse i ragni sentono queste onde anche. Allora abbiamo dato in diretta anche e vedere chi sentiva queste onde gravitazionali dello spazio-tempo era comunque uno slancio così fuori di testa, però non è così fuori di testa. E quello che io dicevo, quando loro 70 persone o scientifici sono riusciti in simultaneo a sentire queste onde, c'è una cosa che io voglio tornare come a terra in qualche momento. Ogni volta che noi guardiamo il tempo, cosa facciamo? Prendiamo il telefono, e il telefono è pieno di litio. E io quando ero bambino, vivete in Italia, c'era ancora una filastrocca piccola che diceva cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Questo conoscimento, che riporta un po' anche a questa aracnomanzia, a questa, no, e oggi parlando, dicevamo, la scienza è anche colpevole di esserci portati al momento di continuare a pensare che la natura è una cosa che si può sfruttare, no? E c'è una relazione molto diretta. Quindi io dico, la sensibilità in che momento anche possiamo tornare a altre forme di conoscimento, no? E continuare e cominciare a pensare che anche ci sono altre forme di intelligenza, altre sensibilità che sono lì, che hanno vissuto un sacco di tempo e anche gli strumenti più sofisticati non riescono a vederli, no? E allora come possiamo trovare questo equilibrio in qualche forma? Ti faccio una risposta al mio livello che posso fare. La quattro punti che volevo dire. Noi scientifici non abbiamo un'ondologia di oggetti che studiamo. Non pensiamo, per esempio, che la materia è fatta di particelle o che è fatta di campi. Seguiamo qualche volta che facciamo un studio, vediamo sì l'interazione è molto forte, siamo nel campo, non c'è la causalità, non è una causalità diretta, non è qualcuno che fa un Alice e Bob, qualcuno che fa un pietra all'altro, e c'è molto molto connesso, e questi modelli sono i modelli che tu ami e che anche sono di più in più nella biologia, anche i ritmi, eccetera. La biologia, la fisica delle particelle, siamo al protone, non sono particelle, sono dei campi e sono intensità del campo. Dunque è una possibilità, e l'altra possibilità è la possibilità che quando è un ambiente che non è molto denso, puoi parlare di individui, di atomi. Il nostro amico sempre Heinz Wissmann dice sempre che Democrito, i suoi atomi non erano particelle solo, perché avevano ritmo, tropè e diatighe, che vuol dire che erano di modi di vibrazione, se vuoi, di modi di esistere differenti della particelle, che il modello politico che cerchiamo dei particelle che fanno l'uno sull'altro degli incontri, e quello è tutto. Dunque sì, penso che tra la scienza, il fatto che nessun oggetto è un'ontologia, ho parlato di spazio-tempo, non è prima spazio-tempo, dopo gli oggetti, non è prima gli oggetti e dopo i ritmi, eccetera, che possiamo vedere ogni evento e trovare gli strumenti che sono buoni per questo, e quello è nostra possibilità di capire qualche cosa, penso. Mi permetto, grazie. Lisa. Mi permetto un attimo di intervenire per aggiungere, parlare a nome dei ragni e dire una cosetta. Hanno fatto un esperimento, hanno portato dei ragni in orbita per vedere che succedeva in assenza di gravità. Le prime ragnatele facevano schifo perché il ragno giustamente aveva perso un po' alto basso, ma la cosa bellissima è che dopo un po' i ragni si sono adattati, e dopo un po', in assenza di gravità, le loro ragnatele erano sempre migliori. Cosa guidasse i ragni a ricostruire le loro ragnatele in assenza di gravità? Questa è una bella domanda, però magari sentono la presenza di qualcosa che io non so, ma sicuramente mi fa una provocazione enorme, perché devo parlare di questa cosa. Nella aracnofilia che ho cercato, ho trovato questa non è esattamente fisica, questa è piuttosto filosofia, di questa cosa che Kierkegaard ha detto
mi sento come una ragna, perché sono, ho dentro di me la coerenza del mio rete e ci sono al vuoto e devo annunciare il filo si dice, sì. Sì, il filo nel vuoto, e non so dove andrà, ma devo fare le due cose insieme, rispettare la mia coerenza in terra e essere aperto al futuro. È problema filosofico del tempo, dell'inizio di Aristotele fino a oggi, che come il determinismo e l'apertura al futuro possono essere insieme, è il problema maggiore della fisica tra la meccanica quantistica e la gravitazione. Certo, grazie. E ora c'è una sola cosa, perché c'è stato un altro esperimento anche di nuovo, e forse adesso sono sulle api. Alberto non è oggi qui, però un caro amico, che hanno fatto questa, posso anche dire un'altra cosa, ma forse quello è anche più significativo, che voglio arrivare a questo della comunità, no? Perché ci sono ragni, anche sono ragni sociali, dentro i 47.000 specie di ragni ci sono 10 che sono ragni sociali, che vivono tutti assieme in comunità molto grandi in una singola tela, e normalmente quelli li trovi in regioni più calde, più vicino all'equatore. Adesso, questo esperimento di sociabilità, quando sono andate le api, hanno messo un'ape in un barattolino nella Stazione Internazionale Spaziale, questa ape ha cominciato a sbattere le ali, quando vai avanti è molto difficile di frenare, quindi dopo di confrontarsi in una cosa che era in gravita, dopo un po' è morto, perché con lo stress che aveva, veramente, non so, uno o due minuti dopo, i numeri, gli scienziati e l'internet vi possono aiutare, quindi dopo un po' muoie perché sbatte contro le cose, molto difficile frenare. Ripetono l'esercizio di nuovo, ma non mettono una sola ape, ne mettono un gruppo di api. Quanto sopravvivono queste api in gruppo? Molto più a lungo, perché uno impara dall'altro e dice, ah, guarda, quando fai questo errore fai quell'altro, quando fai questo fai quell'altro. Quindi è una cosa che mi sembra che questo grado di socialità e di forse anche di vedere il futuro in una forma diversa, di forse di poter comunicare qualcosa diverso. Non so se volete sentire questo, o forse lo lascio lì, e forse l'intelligenza delle piante, torniamo a pensare, o Arturo, come volete. Due parole sulla questione della comunità. Cioè, la comunità, noi siamo animali, li ho lasciati parlare tutti e due qui di ragni e cose, ma tutti qua rappresentano insieme lo 0,3% della vita, tutti gli animali, per cui io li guardavo, diciamo, con un'aria tipo sì, vabbè, divertitevi, ma mentre le piante sono l'85%, nonostante la materia oscura, nonostante, che è ancora più, no? Esatto. E quindi noi animali abbiamo questa idea, diciamo, un po' tutto quello che ci interessa riguarda il fatto che noi siamo animali, e quindi la predazione, per esempio, per noi è fondamentale, per tutti gli animali. Gli animali devono predare in qualche maniera, devono utilizzare degli altri esseri viventi per vivere. Noi uomini ovviamente siamo stati descritti come, ed è vero, come super predatori, perché, diciamo, non solo prediamo gli altri esseri viventi, prediamo anche l'ambiente che ci sostiene. Ora, perché questa piccola premessa? Perché quando parliamo, diciamo, di rapporti sociali, per noi animali e per noi uomini tiriamo sempre in ballo, ed è fondamentale, la competizione. Gli animali sono competitivi, gli animali dovrebbero, diciamo, questo è un po' in generale, tendono a competere per le risorse. Ma di nuovo vi ricordo, stiamo parlando soltanto dello 0,3% della vita. Le piante, per esempio, sono molto meno competitive. Per le piante la comunità, e quindi la cooperazione, ha un'importanza straordinariamente più alta che per gli animali. Le piante cooperano fra di loro, cooperano con gli altri esseri viventi, ed è, diciamo, il successo di questo tipo, diciamo, di prospettiva è dimostrato dai numeri, semplicemente dai numeri. Cioè, non è un caso che le piante siano l'85% e gli animali siano lo 0,3%,
cioè fa parte proprio delle diciamo della, delle decisioni evoluzionisticamente prese 500 milioni di anni fa. La cosa interessante è che le comunità sono così fondamentali. Noi diceva Tomás della questione dei cinque api insieme sopravvivono molto di più che una ape da sola in assenza di gravità. Bene, questa cosa non funziona solo con le api, funziona con tutti, funziona anche con noi e funziona con noi e gli altri esseri viventi. Sai che cerco di ricollegarmi anche all'esplorazione spaziale. Noi abbiamo questa, la prossima tappa dovrebbe essere chissà quando, questa esplorazione di Marte. Quindi dovremmo mandare delle persone su Marte per un viaggio che dovrebbe durare 18 mesi, credo, no? Stavros, quanto? 16. Penso che prima sarà la Luna. Ecco, prima... Un grande problema, 5-10 anni saremo alla Luna. E i problemi di stesso tipo che abbiamo con il litio saranno molto più gravi. Sì. Perché per andare al Marzo e ritornare... prendi una quantità di radiazione enorme, per il momento non è possibile, la Luna è possibile. c'è un problema perché tutti vanno a correre come sono andati all'Argentina e laggiù saranno problemi, sono sicuro. Perché voglio essere sicuro, dobbiamo veramente cambiare questi paradigmi, no? Andare alla Luna e andare a Marte non serve, c'è una cosa molto più importante, andare sull'aria in una forma diversa. Hai ragione. Basta di questa colonizzazione dello spazio in una forma di una violenza, di un'esplotazione delle risorse che non c'ha nessun senso. Prima cominciamo a galleggiare su questo pianeta in una forma eticamente corretta, con la gente giusta, della forma giusta, e dopo forse andare con questo sogno ancora antico di andare a Marte, la Luna non sarà niente. E beh, però scusa, volevo finire la questione delle comunità. A parte che voglio dire, anche in questo senso non mi preoccuperei, è 50 anni che non superiamo, un essere vivente non supera l'orbita bassa, quindi anche tutta questa storia dell'esplorazione spaziale è una bufala. Secondo me è una storia che ci raccontano per dire non ti preoccupare, ora che ci siamo mangiati questo pianeta poi ne troviamo un altro, ma non ci sono questi altri, non ne abbiamo altri, abbiamo questo. No, la questione che volevo dire interessante era che nelle simulazioni fatte a terra, uno dei problemi diciamo del volo spaziale umano è che a parte tutto, le persone insieme in una navicella per tanto tempo, anche se vengono scelte fra persone che non hanno i nervi, dopo un po' cominciano a dar fuori di matto, diventano veramente e quindi tutte le simulazioni a terra, queste missioni sono state interrotte perché non duravano, le persone dopo un po' cominciavano ad avere dei problemi. Le piante, cioè stare con le piante insieme nella stessa capsula, la sola presenza di piante aumenta in maniera straordinaria il tempo prima che diciamo l'equipaggio perda la testa. Quindi vedi l'importanza fondamentale della comunità. Noi, questo è chiudo, fra tutti, noi siamo parte di una rete della vita, siamo parte della natura. L'idea che l'uomo si possa elevare ed essere fuori dalla natura e farne a meno è veramente, uso diciamo, un termine caro a Stavros, hubris. La hubris greca è la presunzione di diventare simili a Dio. Saremo puniti per questo. Bene.